Amici e amiche del Titolo TV, benvenuti di nuovo tra di noi, tra i nostri studi, con una nuova puntata improntata sulla televisione con la rubrica di Teledico in TV di Erika Leone. Ciao Erika! Ciao, buonasera a tutti! Buon inizio di settimana, quindi insomma. Buon inizio di settimana a tutti voi e cominciamo subito proprio senza peli sulla lingua. Parliamo della nuova Domenica Inn oggi. Infatti già subito la regia gli hai dato l'assist. Bravissimo, ha messo questa foto delle sorelle Parodi che sono alla guida quest'anno della nuova stagione di Domenica Inn. È un tratto un po' dolente, nel senso che non sta andando come si pensava e si sperava. Purtroppo mi devo trovare d'accordo con molti colleghi critici che l'hanno definita una Domenica Inn un po', diciamo, deludente. Il problema di questo contenitore del primo pomeriggio, che va dalle 2 fino alle 5 e mezza, sostanzialmente, a parte la regia è perfetta perché ha mandato uno dei problemi di questa Domenica Inn, che fortunatamente io ho deciso di farvela vedere, però insomma da ieri è stata, dalla puntata di domenica scorsa è stata tolta, che è la sigla, che era un po' alquanto imbarazzante, diciamo, quindi non è che aiutava proprio, se il buongiorno si vede dal mattino. Partiamo dalle cose belle, sì, che non dai, è che sono tantissime, sì. Però vabbè, sicuramente mi piace molto lo studio, un ambiente molto familiare, casereccio, casalingo, da pomeriggio, è qualcosa di molto luminoso, di molto allegro. Altra cosa bella sono estrapolate, possiamo dire, le interviste di Cristina Parodi, la professionalità di una giornalista a tutto tondo, che porta la sua serietà, la sua bravura all'interno di questo programma. Però il problema è che secondo me c'entrano poco con il contesto domenicale. Diciamo che ci sono tante cose che insieme non legano, e soprattutto tante cose anche un po' prive di contenuto. La cosa che mi ha sorpresa tantissimo, io ho avuto modo, la prima puntata l'ho recuperata in corso d'opera perché non sono a casa, però ho avuto modo di vedere. Ma ieri ti abbiamo visto in giallo, Sì, ecco, appunto. Difatti la prima puntata non l'ho vista, e anche l'ultima l'ho recuperata, però ho avuto modo di vedere quelle 2 e mezzo, e devo dire la verità che mi ha sorpresa questo essere estremamente prolissi. Non credo che alle 2 del pomeriggio tenere, adesso non faccio nomi dei personaggi perché non è il personaggio che è stato tenuto per intervista in sé, ma proprio il principio. Credo che tenere un personaggio seduto lì a chiacchierare dalle 2 a 14:45 o anche 14:50, credo che sia un po' troppo. Così come anche proprio la struttura di alcune tipologie di interviste, l'intervista disturbata piuttosto che l'intervista disturbata appunto da un ventilatore che ti butta in faccia dell'aria e quindi ti distrae, piuttosto che fatta in equilibrio su una sorta di asse, di panca, insomma credo che non sia propriamente da Domenica Inn. Anche l'aggiunta di inserzioni, la parte di Benedetta Parodi, diciamo che abbiamo da un lato la posatezza, la pacatezza di Cristina Parodi, e dall'altra l'irruenza, forse anche un po' troppo, di Benedetta, che è stata relegata poi un po' in qualche modo a cuoca, cuoca pasticciona, perché è un po' pasticciona, anche appunto questa voglia, necessità di inserire per forza dei segmenti culinari all'interno di un programma televisivo, ne abbiamo già tanti, non credo che sia necessario. No, anche perché poi magari è anche
potrei giustificarla con il fatto che sia il suo cavallo di battaglia, poi no? Perché quella poi nel grande schermo viene conosciuta per quello. Sì, però ecco, diciamo che guarda, è anche difficile parlarne, sto trovando delle difficoltà nel raccontarvela perché è veramente un po' slegata a sé. La cosa bella sicuramente è la professionalità di Cristina Parodi nelle sue interviste, però anche lì è come se avesse portato in quei segmenti un po' di vita in diretta, ma non è vita, noi l'abbiamo già vita in diretta tutta la settimana, la domenica c'è necessità di altro. Anche questa intenzione, questa necessità, per esempio, domenica scorsa si è aperto parlando della, insomma, probabilmente lo avrete letto, queste dichiarazioni di Michelle Hunziker circa questa setta che l'aveva Sì, che allontanata dalla famiglia. Ecco, si è tra iniziato l'altro si è parlando di questo. trovata di fronte ad un bivio, tra l'altro ero Scamazzotti Esattamente. gliel'aveva anche detto, Sì, o vabbè, me o comunque, loro, insomma. e lei evidentemente era Ecco, molto presa. si è iniziato a parlare di questo, si è protratto per un bel po' di tempo questo argomento. Insomma, io credo che ci sia necessità anche di un po' di leggerezza e credo che questa domenica in debba essere rivista da capo a piede, anche perché poi dall'altra parte abbiamo la concorrenza che purtroppo per il solo scopo di fare ascolti, ovviamente manda in onda di tutto e di più, trash su trash, lo sappiamo, la domenica di Barbara D'Urso è confezionata in un determinato modo. Piace alla gente, io sento le opinioni di molte persone che mi dicono: ma sì, noi la guardiamo perché vediamo queste persone, cioè, ci diverte, ci fa ridere, ci fa capire che insomma, tutto sommato c'è gente che è messa peggio di noi. È questo, no, ti giuro, io ti giuro che è così, questo mi viene detto. Ok, cioè quindi è lo Quindi specchio, quello è il sì, probabilmente sì. parametro. Bene. Probabilmente sì, insomma, conosciamo Barbara D'Urso, l'aspetto del trash, il suo cavallo di battaglia e vince, perché comunque domenica scorsa anche comunque ha fatto un record d'ascolto, quindi insomma diciamo che No, è in gamba, è in gamba, eh. l'unico che le teneva Cioè. testa era Massimo Giletti, sappiamo che fine gli è stata fatta fare, quindi insomma. Beh, ormai diciamo Barbara D'Urso la sta spianata. Perché Sì, con se non questo trova un purtroppo, antagonista. Insomma, lei è brava, è professionale, per quanto piaccia o non piaccia. Se lì in qualche modo riesce a tirare fieno al suo mulino, la sua mulino la porta, sta poi assolutamente. alla bravura delle altre reti di poter dare un Sì, prodotto altrettanto superiore. diciamo che con questa domenica in sì, alla prova finata, io spero davvero che si cerchi, si riesca in qualche modo. Si riesce a cambiare marcia, perché allo stato attuale è veramente troppo slegata, è un nonsenso. Anche la presenza di Panatta e di Lippi, diamogli un senso, cioè veramente questa è una domenica in con poco senso, poco brio, due conduttrici che sono l'una l'opposto dell'altra, sebbene siano sorelle, è veramente faticosa. È faticosa da seguire e anche per me che ci metto sempre tanta, veramente cerco sempre di arrivare fino in fondo a un programma che devo vedere, che devo analizzare. Io ho fatto veramente molta fatica e mi dispiace perché comunque sono due professioniste, ognuna nel proprio ambito, però io spero in qualche modo, non so come, ti dirò la verità, non so come, riescano a risollevare, spero che riescano a risollevarla questa domenica perché sennò. Come si dice, non so se arriva a mangiare il panettone, ecco. Non so se arriva Quindi. lunedì. No, Passami sta facciamo che battuta. non so se, ecco, non so se arriva a mangiare il panettone, ecco, facciamo in questa maniera che manca poco. E infatti, se vediamo rapidamente i grafici Auditel, domenica scorsa c'è stato un lieve aumento. Probabilmente insomma un po' la curiosità perché comunque c'è stato qualche piccolo cambiamento, però veramente vediamo che siamo a dei numeri molto 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 bassi. Là con la terza puntata soprattutto è quella che veramente io ho fatto tantissima fatica anche io a vedere, infatti ho avuto un Però riscontro molto basso. Nella la quarta mi è prima. salita un pochino la china, ha cercato un attimino di cambiare. La cosa buona è comunque non ci si è intestarditi e si sono accettate alcune critiche e di conseguenza si è cercato in tutti i modi di porre rimedio. Però la strada è ancora lunga.
non sono numeri che possono soddisfare Raino. Scusa, E togliti questo. sta curiosità, 1706 spettatori nella prima puntata con un 12% di Un numerati. milione, no, un Ah, un milione, milione, scusa, un settece, un milione. milione 706 mila telespettatori, 1.800.000, 1.500.000, 1.900.000. Ma io non capisco la percentuale, cioè 1.706.000 spettatori nella prima puntata con un 12,30% di share, mentre nella quarta Sì, fa perché le 1.900.000. percentuali, sì, Ah, perché le percentuali sono differenti, dai non numeri, vanno in pari ok. passo. Lo share sono le percentuali di TV accese, mentre gli Sì, sì, spettatori, sì. noi sappiamo bene che davanti a una TV possono esserci 10, 100.000 Certo. persone, quindi è diversa la cosa. Però, insomma, già nella quarta Sì. puntata sembra che la barca l'abbiano cercato di raddrizzare, no? Perché la seconda e Sì, terza la vedo un più o pochino. meno. Sì, diciamo che il pomeriggio della domenica sera, il pomeriggio della domenica non è molto roseo insomma, in questo momento. Cosa che non si può dire invece della sera, dell'intera settimana, perché se vediamo l'altro grafico velocemente, così diamo un occhio, vediamo che tra i 10 programmi più visti dell'ultima settimana, ben 6 sono targati Rai 1, tra l'altro intrattenimento, fiction, film, quindi abbastanza vario. Abbiamo un exploit di Tutti che vale che deve essere commentato perché sono più di 5 milioni e 6 mila, 600 mila spettatori, il 30% di share, un risultato molto alto. Ci sarebbe da aprire una grandissima parentesi, ma non lo facciamo in questa puntata, però volevo segnalarlo perché comunque credo che sia il record della stagione di questo programma, in alcuni punti a mio parere opinabile. Aperta e chiusa parentesi. Al secondo posto Grande Fratello, che quest'anno ha avuto Grande Fratello VIP, che sta avendo una stagione formidabile, tant'è che si sono allungate le puntate, ce ne saranno due in più. E poi abbiamo l'intrattenimento di Rai 1, la fiction, la seconda puntata di Sirene ha avuto un leggero inflessione verso il basso, ma è anche normale. Abbiamo un po' a metà Roma Chelsea. Non ha avuto grandissimi numeri, ma comunque i suoi 4 milioni di spettatori li ha avuti. Che tempo che fa che torna dopo 2 settimane di pausa per dare spazio alla Formula 1? E ci tengo a sottolineare perché ho letto delle cose assurde. Non è stata una punizione per niente, perché non c'era niente da punire di Che tempo che fa, perché i numeri di Che tempo che fa vanno benissimo. La decisione di mandare in onda la Formula 1 era una decisione presa ai tempi, le gare che sono stabilite in chiaro vengono stabilite a inizio, Beh sì, insomma, a inizio beh c'è la RAI che stagione di gara, comunque, la RAI prende il pacchetto, compra il pacchetto di alcune assolutamente, gare, come però succede poi sai, per la nazionale, vabbè. sì, no, però sai, ho Ma letto sai, di questi tutto e di sono accordi più, che vengono fatti dietro le quinte, quindi di conseguenza a volte non sono neanche di pubblico dominio, Ho perché letto, no, ma ho letto delle cose che, vabbè, la... poi fanalino di coda un po' mi spiace per le tre rose di Eva, perché insomma la quarta stagione che è iniziata domenica sera non ha avuto un grandissimo successo, però si sa, la domenica è un terreno un po' minato, poi appunto abbiamo Che tempo che fa che è una bella gatta da pelare. E che fa da concorrenza. L'Isola di Pietro ha tenuto testa, ha vinto anche molte serate, però insomma sappiamo che la Fiction Mediaset ha qualche piccolo problemino. L'Isola di Pietro è stata un po' un'oasi felice, adesso vediamo come si comporteranno le altre fiction che arriveranno nel palinsesto. Le tre rose di Leva ha avuto questo 14,57%, adesso verrà spostata il giovedì sera, quindi vedremo un attimino come reagirà anche contro altre fiction, perché è anche Beh, certo. interessante vedere fiction contro fiction. Questo è quanto, io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana televisiva, ci Anche rivediamo noi? la prossima settimana con tanti nuovi argomenti di cui parlare. Speriamo che domenica migliori un pochettino. Perché, insomma, la domenica è sempre domenica, no? E Cantava una poi canzone. domenica è la storia, Certo. fa parte della Beh, se storia della andiamo a RAI. vedere nella cronologia, i conduttori sono stati Assolutamente. al top del top. Senti, io ti Assolutamente. ringrazio, noi ti ringraziamo, Erika, e allora ti diamo l'arrivederci Appuntamento alla prossima all'appuntamento settimana. alla prossima settimana. Grazie ancora. Ciao, ciao.